premetto dicendo che mi dispiace e più che altro per i miei fan, perché vi ho mentito. Si è scoperto, è vero, me ne sono dimenticato, che appunto uso i bot per Pokémon Go, è vero, lo ammetto. Tanto è vero, come potete vedere, la schermata che ancora state vedendo dietro di me non è stata modificata, perché voglio essere più limpido possibile. I programmi non sono stati toccati, perché appunto sono programmi di rendering, sono programmi che utilizzo appunto per giocare. E poi c'è il bot, come potete vedere questo ragazzo si è informato, ha fatto lo screen e ha fatto vedere che appunto ho usato il bot. Spero di avervi fatto vedere quella immagine, perché ci tengo a farvela vedere. In particolar modo gli youtuber che hanno sostenuto che appunto io avessi il bot, contenti di avermi scoperto, è vero, mi avete scoperto, e vi voglio far vedere per l'appunto il programma in questione. Mi dispiace ragazzi, sì, vi ho mentito, è vero, tutti questi anni vi ho mentito, e vi pare che io mi alzo dalla sedia per andare a cercare i Pokémon, che chi se ne incula i Pokémon, a prescindere. Cioè, voglio essere proprio sincero con voi, basta, mi sono rotto il cazzo di essere un falso, perché fino a mo ho fatto YouTube solo per i soldi, quindi oh, basta, ma mi avete scoperto. L'importante è essere sinceri. Allora, io tolgo la videocamera dal cavalletto e vi voglio far vedere il programma, quello per i bot. Io ve lo voglio far vedere. Allora, datemi un attimo di tempo. Ok, il programma per i bot, speriamo che lo metta a fuoco. Eccolo qua. Piccola interruzione. Ho visto un altro video di un altro che fa video per... vabbè, lasciamo perdere. Dove appunto si dice, tanto ti scopriranno che vedi, no, bla 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 bla. Tra l'altro non era il Riconteta, ma era il CPUID HW Monitor. Quanto sono ridicoli, ragazzi. Scrivetelo qua sotto. Esattamente questo, che infatti vedete come si chiama, Riconteta, che assolutamente non stiamo parlando della videocamera a 360 gradi, no, non stiamo parlando di questa videocamera, no, anzi ora ve la voglio anche tirare fuori, perché vi ricordate che ho preso due videocamere a 360 gradi? Non è questa, no, è il programma per i bot. Allora, io, dato che sono una persona che ormai ha capito che è stata sconfitta, questo programma ve lo voglio lanciare. E eccolo, questo è il programma per i bot. Cavolo, aggiorno più tardi. No, aggiorna più tardi, perché adesso non mi va. E quindi eccolo qua. Chiaramente questi sono i bot per Pokémon Go. Eccola qua. Quindi niente, raga. M'avete scoperto. E che altro vi devo dire, ragazzi? Non vi posso dire nient'altro, no? Purtroppo sono stato scoperto, mi dispiace. Qui la risistemo. Ok, così vedete il mio desktop. Ma quanto è bello prendervi per il culo! Ah mio Dio! Anche perché l'importante è non è andare di tendenza dicendo stronzate e comunque essere di tendenza, no? Per sfruttare il mio nome. No, non è così. Di fatto io voglio prendere arrivo. Oh, ecco, no, perché mi sembra giusto e uno si deve anche informare. Allora, con me ho un libro. Se andiamo a pagina 300, no, pagina 23, c'è scritto chiaramente: il diritto alla critica è importante, ma qualora vengano superati dei limiti, un marchio registrato può appunto proteggere appunto i suoi marchi. Come vedete dal libro
della letteratura mondiale dei diritti della Costituzione, che ciò qua lo dice, non è che ve sto a prendere per culo, lo dice. Oh, questo libro è vero come il bot dei Pokémon. Ora, come potete dare un minimo retta a delle persone che non aspettano altro che uno parli male, ma parli male preso dalla rabbia, o comunque che non ci pensa un attimo su, anche se poi ridice il contrario, cercando di essere più corretto possibile nei termini, come fate a dargli credito? Ora, vedi la gente che cerca di affondarti su di tutto, e la prova più eclatante è stata appunto la cosa dei bot di Pokémon Go, perché vi piacerebbe prendermi per il culo, ma non ci riuscite. Tant'è vero che io ho avuto la grande opportunità di poter parlare con uno dei canali che per l'appunto parla male di me, anche se poi dice che non mi parla male, e ho capito che sostanzialmente lui stava cavalcando l'onda, niente di più, niente di meno. Non dirò il nome perché non mi va di dirlo, anche se secondo me è una brava persona, ma semplicemente ha il suo personaggio, cosa che io non ho, anche se sono un personaggio di YouTube, ma rispecchia la mia personalità, e si è capito che non ce la fa da solo e c'ha bisogno di flame e cose varie. Se stai guardando questo video e sai che sto parlando di te, ti ripeto, non mi sei antipatico, secondo me sei anche una brava persona, ma sei una testa di cazzo, come ti ho detto al telefono, perché a me piace essere coerente. Lo ripeto nuovamente, ragazzi, perché ho visto una marea di video su di me e me li sono guardati tutti, dato che io non c'ho un cazzo da fare. Perché con le persone che mi hanno taggato, e quindi le persone che hanno parlato male di me e che non fanno neanche parte del mondo di YouTube, ma la mia hashtag l'hanno messa lì sotto al video, perché chi cerca CiccioGamer89 su YouTube, ultimamente escono tutti i video di cui parlano, quelli che vi ho detto prima, che parlano di me, a loro non interessa fare le visite su YouTube, perché loro stanno da altre parti. Però l'hashtag CiccioGamer89 ce la mettono così, l'importante è metterci l'hashtag CiccioGamer89. Invece ringrazio tutti quei ragazzi che per l'appunto hanno dialogato con me, non direttamente, ma comunque si vedeva che dialogavano con me, e hanno cercato di farmi capire cose, di fare delle critiche costruttive, mi hanno detto determinate cose. Io li ho apprezzati da morire, e quei video non li toccherà mai nessuno da parte mia. Invece vi racconto una cosa fighissima, ma bella. E la cosa bella è che io so che tu stai guardando questo video, ma io il tuo nome non lo dico. C'è un coglionotto che c'aveva, o che c'ha, ancora per breve, dei video su di me, che lui parla, dice che sono ironici, che sono, no? Sapete, tutta cosa dei diritti, ironia, cose, no, ce l'avete presente tutte quelle stronzate là, dove mi prende palesemente per il culo e mi offende, però lui dice che è ironia. Attenzione, gli ho dato 2 strike per fargli capire che appunto non giocavo, perché lui prima mi fa un video: CiccioGamer, sei un figlio di puttana, prova adesso a denunciarmi. No, ti ho buttato giù due video, adesso ti chiudo il canale. Si è incazzato ancora di più, dice che io, perché questa è la parola del mese, attenzione, parola del mese, aspetta, vado a vedere un video e vi dico subito quella parola del mese, ma la sono dimenticata. Io blocco la libertà di espressione, ragazzi, io blocco la libertà di espressione, e ti può dire libertà di non espressione, questa è la parola che mi piace di più. Ma ovviamente, oh, non è che se io parlo di qualcuno che mi critica seriamente sui miei contenuti o su di un'azione che ho fatto, io lo elimino. Avete capito? Adesso tutti quelli che se stanno a cagare in mano e sanno di essere nel torto, stanno dicendo: Ciccio mi sta togliendo il diritto di critica, quando palesemente nel video Ciccio Gamer, io ho detto che è un grandissimo figlio di puttana, fa schifo al cazzo, il suo canale vomita merda, questa è critica, questa
è critica. La critica è un po' differente. Potrei dire, sempre qua vado, anzi me lo so ricordato, potrei dire, una critica costruttiva, Canto Show ha un microfono di merda che potrebbe sicuramente cambiare e migliorare nettamente i suoi video. Magari una postazione dove non passa gente col bicchiere in mano, no? Questa è una critica costruttiva. Ma no, se io invece dico Anto Show è un grandissimo figlio di puttana, e ovviamente qua scherzo metto perché sennò merda, questo è diritto alla critica, e non mi dare lo strike perché sennò tu mi stai censurando, merda, hai capito? Quindi ragazzi, mo sono stato molto sarcastico, ho voluto prendere molto per il culo, ma io ringrazio i miei fan perché mi stanno sostenendo in una maniera incredibile. Hanno capito che per l'appunto non sono come mi fanno passare. Tra l'altro, i ragazzi di The Official, quelli della canzone, mi ci sono fatto una chiamata di 1 ora e 10 e ci siamo messi d'accordo. Ora vediamo la sua risposta pubblica, come sarà, se la farà, perché sennò può anche finire così per me. Abbiamo appurato che lui non ha eliminato i commenti, tant'è vero che anche sotto i miei commenti ho visto tanti commenti di tanti youtuber, come potrebbero essere quelli di Anima, come potrebbero essere tanti altri commenti, che poi sono spariti nell'oblio più totale. Quindi su questo c'hanno ragione loro, sul resto non lo so. Quindi io ragazzi vi ringrazio infinitamente, spero che questo video l'abbiate preso per quello che era. Ovviamente era un video per far incazzare chi mi prende per il culo, perché tanto adesso cominciamo sto giochetto di sfottere, non sfottere, no, facciamo tutte le cose fighe, perché tanto è bello portare l'acqua al proprio mulino e prendersela con chi è da solo. Peccato che chi è da solo è un ragazzo di 27 anni che lavora su YouTube da 5 anni, ne ha passate il triplo di chi lo sta dissando, ti sta flammando, quello che vi pare, ha due palle così e c'ha 1.500.000 paguri. Bella raga. Ovviamente ragazzi, intendo specificarlo ancora meglio dopo che ho montato questo video. Tutte le freccettine che sono state tirate in questo video è per far capire alle altre persone, ogni volta che fanno un video che parlano indirettamente con me, è quello che capita. Ogni volta mi ritrovo a subire frecciatine su frecciatine. Almeno abbiate l'onore, il rispetto e il coraggio di mettere il mio nome in mezzo. Ovviamente, come vedete, questo video è stato fatto apposta con questa satira, chiamiamola così, senza offendere ovviamente nessuno. Comunque ho espresso la mia, che poi stranamente se io parlo di pesche ovviamente tutti fanno dei video dove parlano di pesche, se io parlo di culi pelosi tutti quanti parlano di culi pelosi. Quindi ragazzi, bella.